Mister, arrivano tre punti in un campo non facile come il Vallese di Alba Adriatica. Alba Adriatica che non veniva da un momento felicissimo, voi siete stati bravi ad approcciare bene la gara e quarta vittoria in fila per il Penne. Sì, siamo stanno uscendo in campo i nostri valori, onore all'Alba Adriatica che ha fatto una grossa partita, siamo andati in vantaggio due volte con due gol di scarto, poi l'hanno rimontato, si sono smontati, quindi un grosso complimento va all'Alba Adriatica. Noi abbiamo fatto una gara molto di carattere, una gara, abbiamo lottato fino alla fine, il campo era ai limiti della praticabilità. Io sono contento perché comunque diamo continuità a questi risultati. Due note su tutti, quattro gol di uno stratosferico Casati oggi e soprattutto nel finale avete rischiato qualcosa in più dopo l'espulsione di Real. Sì, un'espulsione, siamo stati veramente stupidi, diciamo così, per non dire di più, perché praticamente abbiamo preso un'espulsione su un vantaggio del genere, siamo in vantaggio, un'espulsione stupida che poi ci ha condizionato, chiaramente in 10 contro 11 abbiamo sofferto fino alla fine, abbiamo concesso qualcosa, poi siamo riusciti a fare il quarto gol. Mister, davanti avevate una squadra in salute che arrivava da tre vittorie in fila come il Penne, seconda in classifica, voi l'avete provate tutte, soprattutto nel secondo tempo, è mancata qualcosina nel finale però. Sì, ma la partita l'abbiamo persa nel primo tempo perché i primi 30 minuti sono stati secondo me i migliori della stagione, sembra un paradosso però è così, dal momento in cui sei nel tuo momento migliore prendi il gol su un'ingenuità e purtroppo queste ingenuità ce le portiamo avanti da troppo tempo e ti spezza le gambe, quindi è arrivato subito il 2-0, la squadra non ha questa maturità per poter reagire poi a due colpi così ravvicinati. Nonostante tutto lo spirito, ho fatto i complimenti ai ragazzi per quanto riguarda, più che i complimenti gli ho detto che comunque dobbiamo ripartire da questo spirito perché lo spirito è giusto, è stato giusto, ho chiesto a loro di giocare sempre. Dispiace perché i ragazzi hanno veramente dato tutto e non mi sento di rimproverarli, è chiaro che in settimana andremo nuovamente a vedere quegli episodi che ci hanno condannato.